Shalom a tutti. Questo è un discorso del Rebbe che il Rebbe ha detto il 28 di Tevet 5752. In quel periodo lì era mancato di venerdì un grande rabbino, che lui era emissario del Rebbe precedente, che si chiama Rabbi Moshe Yitzchak Hecht. E dunque il Rebbe dice così: il fatto che è mancato la vigilia del sabato, di Shabbat, è un buon auspicio, come dice il Talmud, non solo per lui, ma anche per tutti i suoi alunni. E in questo caso, siccome lui era un alunno del Rebbe precedente, che oggi è la sua festa della redenzione, e allora questo dimostra che il lavoro del Rebbe precedente è stato completato. Dunque il Rebbe continua così: questo è un buon auspicio. Se abbiamo bisogno di altri segni, altri indizi per dirci che è già stato completato e finito la nostra missione di raffinare tutte le cose materiali in maniera che di Ze'ev Yitraf, che è il lupo che sbrana tramite i figli di Yosef. Chi sono i figli di Yosef? Yosef è il Rebbe precedente, presente nella sua generazione, che sono paragonati, i figli di Yosef, siamo noi i suoi alunni, che sono paragonati ai pesci. E dunque tutto è pronto per il pasto futuro, il giorno che è tutto sabato, giorno che è un riposo in eterno, sarebbe dire l'era messianica, che allora ci sarà la maniera completa di mangiare pesce. Mangiare pesce dopo la preparazione del Vigilia di Shabbat, che si mangerà la carne di pesce del Leviatano, e così il toro selvaggio, un toro enorme, e così il vino antico. Ci sarà questo pasto presto con Mashiach Tzidkenu. Yehi Adoneinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach Lam Ved. Shalom a tutti e Shabbat Shalom a tutti quanti.